celebrare per celebrare insieme la Virgo Fidelis questo giorno a voi così caro e anche per me una gioia e un onore poter presiedere questa celebrazione. Che iniziamo mettendoci nelle mani del Signore chiedendo perdono di tutti i nostri cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro.
Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te, toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia, hai questo di buono. Tu detesti le opere dei Nicolai, che anch'io detesto. Così chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio. All'angelo della chiesa, che è a Smirne, scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato in vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Parola di Dio. Andiamo a Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane. Hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco un uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Abbiamo ascoltato queste parole nella prima lettura presa dal libro dell'Apocalisse, questo invito rivolto a suo tempo alla Chiesa di Smirne è ben evidente nell'icona che rappresenta la Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri, ed è questo anche vostro motto nei secoli fedeli. Oggi per me è una gioia e un onore, come dicevo all'inizio della messa, potervi accogliere in questa cattedrale per celebrare con voi la fedeltà di Maria e anche la vostra fedeltà, quella che avete giurato solennemente e che vivete ogni giorno nel vostro servizio a tutti. Scriveva così il Concilio Vaticano II nel lontano 1965, parlando dell'esercito e delle varie forze dell'ordine. Queste le parole: «Coloro che sono al servizio della patria si considerino come servitori della sicurezza e della libertà dei loro popoli. Se rettamente adempiono il loro dovere, concorrono anch'essi veramente alla stabilità del paese e della pace». Maria ha saputo mettersi a disposizione di Dio per il bene di tutta l'umanità. Lei, come abbiamo sentito nel Vangelo, è stata scelta, amata e chiamata ad essere la madre del suo figlio. I doni di Dio in lei non sono stati vani, ma si sono moltiplicati grazie alla sua fedeltà e alla sua generosità. Lei li ha messi a frutto in
in abbondanza. Oggi la proclamiamo Virgo Fidelis, Vergine fedele, perché non è mai venuta meno all'impegno preso nel giorno dell'Annunciazione, quando l'angelo le ha chiesto qualcosa che sembrava impossibile, essere la madre di Gesù. Eccomi, ha detto, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Maria ha detto sì e ha mantenuto tale sì per tutta la sua esistenza, nei momenti lieti e in quelli tristi, in quelli gioiosi e in quelli dolorosi, per tutta la sua vita, che non è stata facile e non ha avuto nessun sconto. Proviamo, basterebbe un po' scorrere la vicenda di Maria, fin da quando ha dovuto mettere al mondo un figlio nella precarietà di una grotta perché non c'era posto nelle case di Betlemme. Oppure pensiamo alla persecuzione di Erode, alla fuga in Egitto, al suo ritorno a Nazareth in un piccolo paese povero. Poi, dopo la morte di Giuseppe e l'inizio della missione di Gesù, lei, rimasta sola, ha seguito suo figlio che peregrinava per le strade della Palestina fino al momento supremo della croce, quando ha detto di nuovo il suo sì, accogliendo tra le sue braccia figlio crocifisso e morto. Virgo Fidelis, non è mai venuta meno all'obbedienza e al dovere che aveva accettato di compiere, costi quello che costi, perseverante fino alla fine della vita per rispondere alla vocazione che Dio le aveva assegnato. Questo breve racconto, questo breve percorso della vita di Maria potrebbe sembrare la storia di un volontarismo ad oltranza, quasi cocciuto, quasi ostinato, ma non è così. La vera fedeltà non è volontarismo. Si è fedeli a qualcosa che abbiamo scoperto come bello, attraente, degno del nostro amore. La vera fedeltà è l'amore che dura nel tempo. E anche l'amore che resiste nel tempo, che si rinnova nel tempo. Per Maria era l'amore per quel figlio che le ha dato la forza di essere fedele. Per uno sposo e per una sposa è l'amore per il marito, per la moglie, è l'altra faccia dell'amore. Per voi, cari carabinieri, la fedeltà è l'altra faccia dell'amore alla patria, alla giustizia, alla legalità, al bene comune. Per Maria la fedeltà non era legata a idee, o peggio ancora a ideologie, ma era legata alla persona del figlio e al suo messaggio di salvezza. Per voi la fedeltà alla fine è alle persone, alla dignità di ogni uomo e di ogni donna che va difesa, protetta, favorita. La fedeltà, lo sappiamo, ha sempre anche un prezzo, come l'amore ha sempre un prezzo. Per Maria si è trattato di una vita un po' complicata, non aveva una casa, ma seguiva Gesù, vivendo nella provvisorietà. E io non posso non pensare anche a ciascuno di voi. Oggi siete qui, domani magari da un'altra parte, sradicati tante volte dalla vostra terra, ma radicati in quei valori in cui voi credete. Oggi vorrei esprimere la mia gratitudine e quella di tanti
per quello che siete e per quello che rappresentate. Oggi, guardando a Maria, anche voi potete ripetere il vostro sì ai valori e agli ideali che vi hanno fatto intraprendere questa strada. Oggi preghiamo per quanti in larma sono chiamati giorno dopo giorno a un servizio così importante e decisivo per la serenità, la pace, la giustizia, la legalità nel nostro Paese. Chiediamo l'intercessione di Maria perché vi sostenga e vi renda sempre lieti e coraggiosi nel testimoniare il senso del dovere e dell'amore alla patria in tutti i numerosi e qualificati ambiti del vostro quotidiano servizio. Penso in questo momento in particolare a tanti carabinieri che sono impegnati in missioni complesse e rischiose nel mondo, o a quelli che hanno dato la loro vita, sia nel nostro Paese che nelle missioni di pace in tante parti del mondo, per compiere il loro dovere, quello che è stato loro chiesto e assegnato, con la massima dedizione e disponibilità che li ha portati anche al dono di sé. A loro, soprattutto a loro, e alle loro famiglie va oggi il nostro commosso e solidale ricordo e la riconoscenza di tutto il Paese, mentre ci auguriamo che il loro sacrificio sia un seme di pace e di amore gettato nel cuore del mondo per edificarlo nella solidarietà e nella giustizia. Il vostro esempio di fedeltà, come quello di Maria, fedeltà al dovere e anche di sacrificio, cari carabinieri, è anche un forte modello di vita, di una vita donata e di impegno responsabile per il bene comune, di cui c'è tanto bisogno oggi, nella nostra società, alle prese con tanti mali di cui voi toccate ogni giorno i segni e le conseguenze. Sono soprattutto i giovani che possono trovare in voi un forte punto di riferimento per costruire il loro domani sulle basi solide di parole come impegno, responsabilità, unità, servizio, come quelli che caratterizzano la vostra azione. La vostra presenza e la vostra azione hanno sempre avuto da parte del nostro popolo grande e sentito apprezzamento, e l'arma è considerata un baluardo insostituibile per garantire la giustizia, la fratellanza e la serena convivenza fra tutte le componenti del nostro Paese. Siate orgogliosi di tutto questo. Mantenete alta la qualità del vostro servizio e la capillarità della vostra presenza accanto alla gente, che penso sia una delle caratteristiche per cui maggiormente vengono amati i carabinieri, perché la gente li sente proprio compagni di viaggio accanto a loro. Voglia Maria Santissima, Virgo Fidelis, benedire il vostro lavoro, rendere efficaci i vostri sforzi e sostenere i vostri cari nelle loro necessità. A lei, Madre di Dio e Madre nostra, protettrice dell'arma e dall'arma onorata e amata, chiediamo quanto più vi sta a cuore, ma anche quanto più sta a cuore a tutto il nostro Paese, perché tutti possiamo guardare avanti con speranza nel Signore e sostenuti dalla comune fede e dallo stesso ardore di carità e giustizia, di solidarietà e di pace.
la fiducia e la misericordia che vengono da Cristo danno il coraggio per imboccare la strada impegnativa ma gioiosa della conversione. Al Padre di ogni volontà diciamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché Dio mandi sempre al suo popolo uomini saggi e coraggiosi, che sappiano illustrare la forza della fede e testimoniare con la coerenza di vita il Vangelo di Gesù Cristo. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché i popoli oppressi da guerra e persecuzione trovino nelle parti militari uomini e donne che sostengono, salvino, aiutino e siano solidali con loro. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché le relazioni fra i popoli che passano attraverso i governati si basino sulla concordia, il dialogo, l'ascolto reciproco e la Chiesa possa essere strumento di mediazione e sacramento di unità. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché l'arma dei carabinieri e le associazioni che ad essa si ispirano, celebrando la patrona, sia perseverante nel sostegno agli ultimi, portatrice dei valori di fraternità e fedeltà che la contraddistinguono. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché noi qui presenti a questa celebrazione rinnoviamo la nostra devozione alla Vergine Maria, la misericordia di Dio che incontriamo nei sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia diventi sorgente di conversione e di riconciliazione con i fratelli. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Padre misericordioso, che ha inviato nel mondo il Figlio tuo per riconciliare gli uomini con te, entra nella nostra vita con la forza purificatrice del tuo perdono. Difà, il nostro cammino sia sempre costantemente orientato verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia
sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre di tuo figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dai i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo il nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, risplende dal principio, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo mondo. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Martiri, i patroni felici e fortunati, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vogliamo in questo momento anche presentare al Signore due preghiere particolari, la prima per Giulia. Voi siete stati parte, no, di questa drammatica vicenda. Ricordiamo lei, la sua famiglia, tutte quelle violenze sulle donne che ancora oggi sembrano invece di diminuire quasi esplodere. E l'altra preghiera vogliamo farla per la pace. Non smettiamo di chiedere il mondo della pace per l'Ucraina, per la Terra Santa, per tante altre realtà. Al Padre benediamo questa preghiera con le parole di Gesù. Padre nostro, Thank you.
Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice, col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. A nome di tutti i carabinieri della Compagnia di Chioggia, un profondo ringraziamento a tutti voi qui presenti oggi per questo significativo momento per noi. Un immenso grazie al Vescovo della nostra città, il signor Giampaolo Dianin, per averci onorato per celebrare questa nostra festa qui in cattedrale, a testimonianza del forte legame e della condivisione di questo significativo, servire le nostre comunità. Alle autorità civili, i sindaci, a tutti gli amici della nostra istituzione presenti oggi, al coro e ai ragazzi delle scuole intervenuti nella prima parte della cerimonia, grazie per averci accompagnato con le vostre note musicali, alle autorità militari, alla Polizia di Stato, alla Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, grazie per la quotidiana collaborazione sul nostro territorio e per condividere con noi oggi e ogni giorno gli stessi ideali. Alle benemerite dell'Associazione Nazionale Carabinieri e ai volontari della Protezione Civile, grazie per aver organizzato con noi questa cerimonia, a testimonianza dell'appartenenza alla stessa grande famiglia attraverso le generazioni. Il vostro generoso operato fa la differenza, contribuendo a creare comunità più forti e solidali. Il 21 novembre di ogni anno, l'Arma dei Carabinieri celebra la sua patrona, la Virgo Fidelis, la nostra guida ispiratrice. Abbiamo ricordato poco fa, in Piazza Europa, il fatto d'arme, l'eroica battaglia a difesa del caposaldo di Montgomery e l'origine della nostra celebrazione nel 1949. La scelta del titolo, Virgo Fidelis, è ispirata alla fedeltà, che propria di ogni soldato che serve la patria, è caratteristica dell'Arma dei Carabinieri, che ha come motto nei secoli fedele. In questo giorno speciale, anniversario della nostra amata patrona, riflettiamo sulla sua saggezza e dedichiamo il nostro impegno a preservare la giustizia che lei incarna. Dedichiamo un pensiero con profondo rispetto e gratitudine ai nostri colleghi di tutte le forze armate che non sono più con noi. La loro dedizione e il loro sacrificio restano un faro luminoso che guida il nostro cammino. A loro dedichiamo il nostro impegno a servire con onore e a preservare l'eredità che ci hanno lasciato. Un pensiero inoltre va alle nostre famiglie, che ci sostengono nell'impegnativa vita che abbiamo scelto, non facendoci mai sentire soli. Oggi, come detto, si celebra anche la giornata dell'orfano, ai tanti bambini e ragazzi la cui famiglia è stata colpita da tragedie. Rivolgiamo il nostro affetto a loro che con grande forza e coraggio sopportano l'assenza di uno di noi che per loro era un genitore. E mi rivolgo a tutti i miei carabinieri. Grazie per il vostro servizio instancabile e per onorare con determinazione il nostro nobile compito. Grazie per il costante impegno e la dedizione quotidiana nel preservare e tutelare le nostre comunità, i nostri territori. Il mio apprezzamento per il vostro lavoro va oltre la professionalità. Unire la competenza professionale con la sensibilità umana è fondamentale per le complesse sfide che la società di oggi ci attende. Dimostra un impegno autentico al servizio dei cittadini. Abbiate la consapevolezza che ogni vostro gesto contribuisce a rendere il mondo un luogo più sicuro e più giusto. Grazie per il vostro straordinario impegno. Ciò a cui siamo chiamati non è sempre facile. Dietro ai fatti,
viviamo anche le storie personali e so che ci mettete il cuore. La tragedia di Giulia che stiamo vivendo ci fa riflettere profondamente sulle dinamiche sociali permeate di violenza che siamo chiamati ad affrontare. È un momento complesso per tutta la società, dove tutti abbiamo il dovere di promuovere una cultura di rispetto reciproco, di gestione costruttiva dei rapporti sociali. Solo attraverso uno sforzo collettivo che richiede responsabilità, coesione e azione, possiamo sperare di costruire una società dove la violenza sia sostituita all'educazione e alla solidarietà. Oggi, nel 2023, la battaglia di Kulkolberg rappresenta le nostre battaglie quotidiane, che affrontiamo e portiamo avanti con grande forza morale e la fede nei nostri ideali, a cui mai dobbiamo rinunciare. In ogni difficoltà dobbiamo essere la forza che ispira fiducia e il coraggio che sfida l'oscurità. Andiamo avanti tutti insieme, con onestà e determinazione, nel nome della nostra patrona e per il bene delle comunità che serviamo. Grazie ancora e buona giornata. Collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, i colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Virgo Fidelis, conceda il Signore la salute del cuore e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.